inserite delle piccole note costituite dal fatto che Maria Grazia è l'autrice del libro, però si avvalsa della collaborazione di tutti i soci dell'Unitre o quasi, tra cui Nino Casola per le fotografie, Nello Trapani per i suggerimenti di fiori, profumi e aromi legati all'inflorescenza, il nostro maestro botanico, un maestro giardiniere, che ha concluso già il suo corso. No, ma poi un po' manca ancora una lezione, ultimamente è saltato perché non stava bene, auguriamoci che si sia ripreso. E poi si è avvalso di altre persone proprio per dare spazio, per avere una visione a 360 gradi completa, cosa che faccio io lo stesso oggi, né, mentre proseguono loro con l'impasto, si può andare a fare calcio, per avere i figli belli ci vuole la pasta lavorata. Mi permetto di tirare un attimo con noi sul palcoscenico, vieni Lorenzo. Lorenzo è un maestro sommelier, ha tenuto negli anni scorsi lezioni. Sì. Lorenzo, su questi dolci che cosa ci dobbiamo bere? Perché viene il cameriere a fine cenone. A fine cenone viene il maestro d'hotel e ci chiede: signora, brutto o dolce? Il signore, già sta parola brutto non ci sono fuori, quindi vanno tutti sul dolce. Che cosa dobbiamo bere, Lorenzo? Buonasera a tutti. Il nostro coordinatore mi ha coinvolto per questo abbinamento dolce-vino. In effetti sui dolci si fa un tipo di abbinamento, si chiama abbinamento per similitudine e non per contrapposizione. Mentre per tutti i pasti si fa un abbinamento per contrapposizione, per i dolci si fa abbinamento per similitudine, cioè la materia prima è il dolce o con il vino dolce. Contrariamente a quanto viene fatto, no? Perché per esempio sul dolce viene preso lo spumante brutto, quello secco, quello acido, e invece no, occorre uno spumante dolce, proprio perché è un fatto di similitudine, le papille gustative dolci hanno bisogno del dolce e dello spumante, quindi quando noi prendiamo un dolce assolutamente ci vuole un vino dolce, quindi un vino passato, un bellissimo passato, e coloroso, infatti è la Lampedusa, ma ragazzi di Mantellerie, sulla pastiera quale vino va abbinato, e io ho suggerito a Maria Grazia di del vino Farandina del Sangue passito, è proprio quello che è, perché il vino che più si adatta a quel tipo di dolce, quindi chiaramente non il dolce, ma il vino più specifico, però la cosa fondamentale, la regola è che occorre il vino dolce, il vino rigoroso sul dolce, e non un vino, diciamo, secco, cioè senza dolcezza. Devo sapere, ci sono varie categorie, uno può essere secco, può essere dry, brutto, extra brutto, in base al residuo zuccherino che rimane nel vino. Se, diciamo, non c'è il residuo zuccherino, si dice che il vino è brutto, secco. Man mano che in effetti la dolcezza aumenta nel vino, cioè rimane il residuo zuccherino, allora diventa abboccato, dolce, molto dolce, a seconda del grado di zucchero che rimane come residuo nella bottiglia di vino. Quindi sul dolce ci vuole il vino dolce, quindi questo fa, non prendete mai lo spumante secco, quello blu sul dolce, perché a livello di degustazione accendete l'esempio avviene per non essere talmente, quindi, ma Lorenzo, so che sei un esperto sommelier e soprattutto un esperto conoscitore delle culture campane. Vogliamo dire ai nostri graditi soci, ospiti, invece di guardare alla esterofilia, chi dentro degli champagne o delle cose francesi, abbiamo delle cose di pari pregio anche e solamente in territorio campano, anche e solamente intorno al Vesuvio, nella provincia di Napoli, ci stanno delle cose eccezionali. In Campania noi abbiamo tutti i vini per tutti i nostri prodotti, perché abbiamo le tradizioni nostre, i prodotti tradizionali, quando abbiamo i vini tradizionali della Campania, abbiamo tutti i vini per tutte le caratteristiche, per tutti i cibi. Quindi non c'è bisogno che andiamo fuori, anche con gli spumanti, abbiamo degli spumanti autoctoni derivati per esempio da vitigni del territorio. Ad Aversa c'è un vitigno che si chiama Asprigno, l'avete mai sentito? È un vitigno in alberata, che arriva fino a 20 metri di altezza. Quindi è molto difficile raccogliere l'uva perché occorre delle scale, non si raccoglie facilmente, ed è rimasto come viticoltura eroica, la viticoltura molto... Lo vede
vedete quando con treno venite da Roma, prima di entrare nella stazione canalizzata di Napoli, c'è questo rallentamento all'altezza di Aversa, che è un importante scambio ferroviario. Si vedono queste spalliere, questi vigneti che disegnano un albero molto molto che sono associati con questi alberi chioli. Ai più, quindi chiaramente tra un più e un altro ci sono questi vigneti da alberata. È ancora una viticoltura, diciamo, tradizionale, storica, molto difficile da portare avanti, perché chiaramente dove trovate più operai che salgono su queste viti. Quindi noi non dobbiamo andare a comprare vini del Nord Italia, della Francia, quando abbiamo delle realtà. Aspetta, diamo la parola a Maria Grazia. Allora, perché... io ho messo una crema fatta a metà crema e metà pasta di mandorla. Poi con tutti gli aromi, naturalmente, il limone, un po' di vaniglia, però la stecca di vaniglia, e adesso vado a mettere le amarene che sono le mie. Adesso copriamo un'altra volta con questo significa sola. Focalizzare l'attenzione sugli ingredienti. Se gli ingredienti sono scelti, selezionati, fatti in casa, le amarene, è logico che le amarene, tutta la pietanza assurge ad un altro livello. Ringraziamo Lorenzo per le informazioni che ci ha dato.